Benvenuti in questo video di Sono Gianni 95, questo è God of War. Allora, ci eravamo lasciati in questo punto, no? Noi adesso sappiamo la storia, sappiamo come andare avanti, adesso avanzeremo subito senza perdere tempo. Nel frattempo vi spiego che la difficoltà difficile ed estrema ve li faccio, come detto, in live, ma non tutti i giorni. Magari alcuni giorni farò dei video semplici, altri farò delle live, però non di questo gioco, cioè farò un 3 giorni di live di questo gioco e gli altri giorni video di Minecraft, Fortnite o serie da telefono. E quindi così avanziamo un po' anche lì. Quindi va bene, allora. Io vado di fretta come al solito. Ok. Atreo, sono andato nel veleno. Io cercherò di parlare un po' più piano, così almeno se mi sentono sanno che sto cercando di parlare piano. Fa vedere, la vita ce l'abbiamo al massimo. Qui sotto qua non c'è niente, ok. Andiamo qua sopra. Vai. Ma cos'è? Avevano un odore orrendo. Tua madre li chiamava bastoni del disprezzo, veleno magico. Mi ha insegnato a neutralizzarli. Rido l'idea di lei che ti insegna qualcosa. Ah no, c'era quello. Dai, però non l'ho mica visto. Non l'ho mica visto che c'era quello. Aprimlo. Ok. Presto tradurremo le rune. Ok. Ok, andiamo di qua. Collina. Wow, quanta nebbia c'è qui. Un altro nano. Dovremmo... No, no. La sua presenza non ci riguarda. Scusami, ma... Dove hai trovato? Questo riguarda solo me. Beh, non lo metto in dubbio, ma conosco quell'Ascia. Era una delle nostre e... non l'abbiamo creata per te. Fatti da parte. Io non posso. La donna per cui l'abbiamo fatta, io le sono molto affezionato. Sarei alquanto dispiaciuto se scoprissi che tu gli hai fatto qualcosa di male. Era di mia madre. L'ha data a mio padre prima di morire. Faye è morta. Mi dispiace molto per questo. Era una grande guerriera. E una donna in gamba. Ok. Io prenderò migliore la tua ascia. Ma nessuno te l'ha chiesto. Certo, è vero, ma conoscendo tua madre, mi avrebbe chiesto di porre rimedio all'atto di vandalismo perpetrato sulla sua ascia da mio fratello. Lo sapevo, tu sei il fratello di Brock. L'altra metà del marchio è qui. Quell'essere blu è tuo fratello. Sì, ma il mio talento è superiore. Non esagero. Giuro su Freya. Non disfare la sua opera. Migliorala e basta. Ok, ma potresti metterla a terra laggiù? Quel manico è no. Lurido. D'accordo, allora devo solo... Devo prenderlo. Ok. Oh, quello è sangue secco.
Che cos'è quello? Oh, quella. L'ho chiamata Cielo Vila. Su quella montagna si trova un giacimento di rare materie prime. Una volta estratte, mi servirà per trasportarle a valle. E la sai riparare? Neanche per sotto. Ok. Continua verso la montagna. Ok. Ah, la pietra della risurrezione. Perfetto. Pietra della risurrezione, it's... E la prendiamo. Ok, perfetto. Così posso essere riportato in vita. Sì, io lo so come funziona. Allora, poi fai vedere su crea, no, su migliora. No, non volevo uscire dal negozio. Allora, potenzia, faretra, pomo dell'ascia. Ancora l'armatura non possiamo potenziarla. Talismano. Potrei potenziare il talismano. Potrei, ma non lo faccio. Non lo facciamo. Ok, ora ci dovrebbe essere un combattimento. Atreus, seguimi. Scusa, mi sono distratto. Combattimento? Devo andare un po' più avanti. Fatti, eccoli. No! Mi ha preso, cavolo, io volevo schivarlo, ma non ce l'ho fatta. Sì, vabbè, però mi beccano sempre. No. Allora. Wow, chi è che tira? Da dove ha tirato? Intanto eliminiamo questo. Ok. Dov'è che ha tirato quello lì? Ah, eccolo. Perfetto. Ok. Muori. Ah, postissimo. E lo dice a me. Io ho combattuto qua. E vabbè. Abbiamo qualcosa di interessante. Sì, adoro le cose interessanti. Ah, offerte a tir. Sono piuttosto rare, sapete? Perché? Beh, conoscete Odino. Non è il più grande fan di tir. Credevo le avesse distrutte tutte. Ok, esperienza. Va bene, allora. Ok, quello l'abbiamo bloccato. Per trovare quello ci ho messo un po', perché prima dovevo vederlo da questa parte e l'ho visto dietro. Poi sono andato indietro e l'ho visto. Quindi ci ho messo un po' a fare questa cosa. Ok, acciaio. Ok. Allora devo andare prima di qua, mi sembra. Aspetta, vado prima di qua. Dovrebbe esserci dei forzieri, però non so se possiamo aprire adesso. Non so se possiamo aprire adesso. Andiamo di qua e andiamo. Questo non possiamo aprirlo. Ci vuole le frecce shock. Rompilo. Aspetta, devo mirarlo con l'ascia. Ok. Questo non possiamo aprirlo. Quindi dobbiamo tornare indietro. Poi non si può aprire niente. Ok. Andiamo dall'altra parte. Allora, ci dovrebbe essere quel fortile segreto. Che dovrebbe dare un corno. Non nel senso che non dà niente. Nel senso che dovrebbe dare proprio un corno. Quindi
per la furia. Allora, una piramide laterale, un simbolo seghettato e una B al contrario. Allora, qui c'è la piramide. No, c'è il seghettato qui. Qua c'è... Oh. Qua c'è questo da raccogliere. Ok, dovrei adesso attivare questo. Cioè colpirlo più che attivarlo. Lo disattivo più che altro. No. Chissà perché non vanno qui da capo. Sono parenti. Sono affari loro, ragazzo. Un pezzo di armatura. Ok, da più difesa e più ricarica. Quindi va bene. Vabbè, qualsiasi armatura dà un po' di più rispetto a quella che abbiamo prima. Quindi, cioè, è normale. È normale, quindi adesso fai questo. Ah, qui c'è la B. Ok, devo colpirlo. La B al contrario, eh. Fammi vedere com'è la B adesso. E dall'altra parte la B. Devo continuare a ruotarlo. Ok, vediamo se così va bene. Va bene. Perfetto. Andiamo da questa parte. Oh, lì c'è un vaso. C'è un coso da rompere. Ok, perfetto. Argento. Qua c'è la bisciolina, aspetta. Ah, ecco. La ondina è di qua. Ok, allora. Quindi qua ci va la piramide. Così, dovrebbe essere giusto. Fatto. Ok, prendami il corno, che sicuramente mi dà il corno. Che me lo ricordo. Ok, 2 di 3, eh. Ci manca il terzo. La prima raccolta, non in totale. In totale ce ne abbiamo di più. Cioè, ce ne vogliono di più. Ho un forziere, perfetto. Vai, andiamo qui sopra. Non capisco. Ci avviciniamo alla montagna. Esatto. Ok. Ok, andiamo. Andiamo di qua. Ok. Adesso Atreus parlerà. Dimmi qualcosa, Atreus. Non voleva proprio che qualcuno lo disse. Lo sapevo che lo diceva. Un altro pezzo di armatura. Un altro pezzo di armatura. Mi dà difesa più 4 e ricarica 5. Ah, sì. Bracciali al cane. Ok, perfetto. Un altro di pezzo di armatura. Quindi siamo un po' più forti. Ok, si può andare sul veleno. Ok, perfetto. Andiamo di qua. Vai così. Vai, colpiamo questo. Ok, colpiamo la Lady Viva. No. Colpiscila. Colpiscila, bravo. Ok, è andato. Ok, perfetto. Ho perso un pezzo di vita, ma secondo me lo recuperiamo, dai. Ce la faccio. Questo qua non si può interagire ancora. Qua lo recuperiamo.
Andiamo di qua che c'è una cosa da raccogliere. Ok, perfetto. E poi c'è la porta da toccare. Per trovare. Qua c'è la Valchiria, ma non so se le Valchirie ve le affronti in queste difficoltà, perché non so se è fattibile. È già stato difficile nella difficoltà più bassa. Figuriamoci a questa difficoltà. Quindi non lo so, proverò la prima. Tanto è una speedrun questa, quindi proverò la prima e poi dopo vedrò. Ok, qua c'è un altro pezzo di vita e non mi serve. Magari per l'ultimo tratto della montagna posso stare io. Non penso. Perché? Lei era più importante. Cosa? Nel senso che ho passato più tempo io con lei. Tu eri sempre a cazzo. Ti conviene chiudere la bocca. No. Ok. Non mi hanno neanche colpito, eh. Non mi hanno neanche colpito. Qui colpiamo questo. Dobbiamo colpire tutti questi fuochi. Sopra c'è qualcosa da rompere. Ok, fai scoppiare quello e fai scoppiare questo. Ho detto fallo scoppiare. Oh, lo scoppi? Ok. Poi andiamo a prendere quel forziere lì. Dovrebbe esserci l'ultimo pezzo di armatura, o qua o nell'altro. E qua. Ok, perfetto. Vitalizza. E lo mettiamo. Quindi diventiamo un po' più forti. Poi dobbiamo rompere quello là in fondo. Ok. Rompere questo qua. Ok. E bloccare il veleno. E possiamo aprire il forziere. Perfetto. Perfetto. Carica dell'orso bianco. Visualizza nel menu. Non lo so, fa poco danno. E poi mi avvicino a loro, quindi magari dopo rischio di essere beccato. Quindi secondo me è meglio questo qua. Sì, è meglio questo qua. Non lo metto al furia della carica dell'orso bianco. Non lo metto. Ok. Allora, se vi ricordate, in un episodio della difficoltà facile, io mi ero stoppato qua. Mi ero stoppato qua e dopo nell'episodio successivo ho aperto sta porta. Adesso dietro questa porta c'è l'orco. C'è un orco e qualche omino che spunterà durante il combattimento. Atreus sente qualcosa. Eccolo. C'è il troll, non so se è un orco. È un orco dovrebbe essere. Dovrebbe essere un orco. Aia. Aia il braccio. Colpiscilo. Bravo. Adesso colpisce Kratos. Bravo Kratos. Buttalo giù. Ok, corriamo, corriamo. Colpisci,
Colpisce Atreus. Vai, 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 vai. Ok, quello è andato. Oh mio Dio. Allora, adesso buttiamo giù quello. No, me lo tira addosso. Meno male che l'ho schivato. Ok. Ok, gli ho tolto un pezzo di vita. Vai. Gli mancano 3 pezzi di vita. No. Quanta vita, quanti colpi devo tirare per ucciderlo? No, 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 no. Tu sei... sei un orco veramente cattivo. Però non mi hanno ancora colpito, eh. Non vorrei farvi questo riferimento perché non mi hanno proprio colpito ancora. Allora, devo andare di qua. Fatto, fatto, vai. Corri. Perfetto. Simbolo della verità. Ok. Fiamma ghiacciata. Perfetto. 2600, risveglio del Leviatano. Sì, dovrebbe essere quello delle fiamme ghiacciate. Ottieni fiamme ghiacciate e potenzia il Leviatano. Sì. Quindi posso potenziare un'altra volta il Leviatano. Questo sì. Adesso andiamo avanti. Allora, tornando velocemente. Base della montagna. Ora capisco perché mamma voleva essere portata qui. Già. Ma non è questa la montagna giusta, quindi è inutile che ti sorprendi. Intanto dovremmo arrivarci, cosa che non ci arriveremo adesso. E poi dovremmo andare su un'altra montagna, non questa, quella lì è bloccata. Quindi andiamo di qua. Ok. Ok, ho preso un po' di monete. Prendi questo qua.